Grazie per essere qui, grazie all'associazione ogni volta che è venuta da Viareggio, grazie all'associazione, all'istituto IRIAD, l'istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, rappresentato dal dottor Maurizio Simoncelli, l'associazione ogni volta la cui presidente è Gabriella Neri e l'avvocato Beccari dell'associazione. Grazie alle colleghe del Senato che hanno ritagliato questo momento, direi proprio un momento molto importante a cui teniamo molto, nonostante gli impegni parlamentari che ci stanno incalzando di minuto in minuto. Perché questo disegno di legge? Come avrete visto, il disegno di legge è un po' datato perché lo abbiamo presentato nel 2013, però le urgenze, le cose da affrontare sono state tante in Commissione Affari Costituzionali. Finalmente con la senatrice Lo Moro, che ringrazio molto per essere qui, che fa parte della Commissione Affari Costituzionali, siamo riusciti intanto a farla segnare, che è già un primo passo importante, e stiamo cercando di vedere come lo possiamo mandare avanti. Sicuramente è un disegno di legge che dovrà essere aggiornato, perfezionato, perché dal 2013 ad oggi probabilmente alcune cose sono cambiate, ma credo che le motivazioni che ci hanno portato a fare questo disegno di legge sono tuttora valide. Intanto, perché questa voglia di presentare un disegno di legge? Perché un doloroso 23 luglio 2010 le vite di Luca Ceragioli e Jan Frederik Ilmer furono spezzate da un'arma da fuoco legalmente detenuta da chi era stato sottoposto a TSO e aveva tentato due volte il suicidio e aveva sofferto di gravi disturbi mentali. I familiari delle vittime, tra cui Gabriella, la moglie di Luca che è qui con noi, non si sono mai arresi e hanno dato vita a un'associazione che si chiama Ogni Volta, proprio per contrastare eventi che si consumano, ahimè, ancora nei luoghi di lavoro, tra le mura domestiche e per strada. Sono stati loro a sollecitare nella scorsa legislatura la senatrice Marilena Adamo, poi me e la senatrice Amati, a presentare un disegno di legge per cercare di risolvere un problema ancora troppo spesso ignorato anche dalle istituzioni. Così abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge, che peraltro non è l'unico, perché ne sono stati presentati altri, ma stamani vogliamo parlare di questo, per migliorare proprio le nostre leggi e soprattutto per scuotere le coscienze. Obiettivo principale è sicuramente evitare il ripetersi di incidenti anche mortali dovuti alla non corretta custodia e alla mancanza di regole rigorose per il trasporto e l'impiego delle armi, ancorché possedute legittimamente. Io dirò brevemente i contenuti principali del disegno di legge che trovate nelle cartelline e che potete leggere, e poi passerò subito la parola alla senatrice Amati e alla senatrice Lo Moro, perché proprio per queste urgenze, perché dobbiamo tornare in aula. Dopodiché sentiremo l'associazione Ogni Volta, l'avvocato e Maurizio Simoncelli. Come l'articolo 1 di questo disegno di legge intende modificare il comma 1 della legge numero 89 dell'87 e riguarda la documentazione da allegare per il rilascio del porto d'armi per il rinnovo annuale. Con questo articolo si prevede che debba essere unita a questa documentazione un certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato da un collegio medico costituito presso l'ASL, che è composto da 3 medici pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui durante questo accertamento vengano riscontrati segni di disturbi psicocomportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
Con l'articolo 2 si parla della licenza di porto di fucile, e la cui durata viene ridotta a 3 anni, e con questo articolo si prevede che possa essere rinnovata solo con la presentazione di un nuovo certificato medico di data non anteriore a 3 mesi alla data della domanda. Con l'articolo 3 si introduce il concetto, oltre a quello di malattia mentale, quello di disturbi psicocomportamentali, che sono molto importanti, che sono naturalmente un avviso di quelli che possono essere problemi mentali più gravi. Ma il cuore di questo disegno di legge è senza dubbio quanto previsto dall'articolo 5, e cioè dell'istituzione di un'anagrafe informatizzata di una banca dati presso le aziende sanitarie locali, dove vengono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione e del permesso del posto d'armi. Le ASL che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure entro 7 giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psicocomportamentali, nonché da vizi che ne impediscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti, le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia. Con l'articolo 6 si parla della detenzione di armi per uso sportivo, e si prevede che tali armi devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal CONI. Sappiamo bene quanti disastri, quanti drammi sono stati causati dalla detenzione presso le proprie abitazioni di dette armi, quindi questo è un articolo importante, perché prevede che tali armi, se destinate effettivamente allo sport, vengono tenute esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive. Con questo articolo si parla anche della questione del trasporto delle armi per uso sportivo, e dice che questo è consentito con un'apposita licenza annuale valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore previo accertamento sempre dell'idoneità psicofisica e previa attestazione di una sezione del tiro a segno nazionale o di un'associazione di tiro iscritta a una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti l'effettiva partecipazione dell'interessato ad un'attività sportiva. Con l'articolo 7 si parla dell'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni verso terzi, che mi sembra una cosa molto importante, e della dismissione di eventuali armi da fuoco. Sapete, spesso in molte famiglie, in tante abitazioni, ci sono delle armi lasciate dagli avi, nel senso dai tempi della guerra, e quindi si prevede anche una normativa più stringente per la dismissione di queste armi. Nell'articolo 8 si parla delle sanzioni, e peraltro già previste, e quindi insomma gli argomenti trattati sono diversi. Come dicevo all'inizio, sicuramente poi la senatrice Lo Moro ci potrà dare anche un parere migliore rispetto a quello che io e la senatrice Amati abbiamo previsto in questo disegno di legge, che ripeto è datato al 2013, che probabilmente può contenere anche inesattezze o questioni che debbano essere riviste. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e darei subito la parola alla senatrice Amati per un'ulteriore precisazione o quello che ritiene opportuno. Grazie, sì, sono venuta molto volentieri, non solo in quanto seconda firmataria di questa proposta di legge che ormai qualche anno fa Manuela Granaiola aveva deciso appunto di portare avanti, ma anche perché credo che in questo nostro Senato purtroppo molte cose giuste non hanno avuto modo di procedere, bloccate da questioni diverse, spesso legate ai tempi della politica, spesso legate anche al fatto che su alcune questioni poi alla fine le sintesi non si trovano, e credo che questo stia un po' anche legato alla vicenda del riconoscimento dei diritti umani. Vedo qui posto occupato
abbiamo faticato, ma siamo riusciti con il Presidente a far mettere su quella seggiola appunto il manifesto di Posto Occupato per ricordare a tutti quelli che usano questa sala di conferenze, di comunicazioni con la stampa, la vicenda che ben ha presente la senatrice Alomoro, che ha guidato questo percorso, penso anche alla norma sul femminicidio nel nostro Senato, perché sappiamo quello che è il dramma delle tante donne che sono uccise. L'uso delle armi in Italia purtroppo ha avuto un crescendo e purtroppo è anche cresciuto in questi anni, da quando abbiamo presentato questo documento, l'idea che ci si possa difendere da soli, far giustizia da soli per le carenze dello Stato e per una crescita di una cultura sempre, secondo me, meno democratica e sempre più vicina a sistemi che certo hanno già dimostrato grandissime carenze. Penso a quello che tutti sappiamo, a quante armi girano in America e quanti morti in più ci sono in America proprio perché girano tante armi, pur legate a una cultura diversa da quella nostra, però dobbiamo dire che in quest'ultimo periodo, anche a causa di vicende sicuramente drammatiche, alcune sicuramente anche complesse, di autodifesa di persone che poi appunto usando l'arma hanno magari difeso la famiglia, quindi in una complessità di questioni, però l'idea che ci si possa difendere da soli, che l'arma sia uno strumento al quale pensare e che questa sia una soluzione dei problemi ci sembra molto cresciuta. Per questo abbiamo anche deciso, pur alla fine di questa legislatura, di provare a rilanciare la questione che aveva ben descritto Manuela, ossia l'idea di come invece, secondo noi, proprio perché l'arma è in se stessa un problema, la limitazione, il controllo, la regolazione del porto d'armi, soprattutto quelle norme che riguardano la sanità pubblica, che lasciano l'arma a chi almeno non ha chiari disturbi psichici. Salutiamo la collega Dadda, che peraltro è della commissione, della commissione appunto sul femminicidio, e quindi per questo la ringraziamo per essere venuta. Quindi questo utilizzo delle armi evidentemente va limitato, vanno fatte regole nuove. C'è anche riferimento alla caccia, potete immaginarvi quanto già abbia bloccato quest'atto il fatto che si chiede solo una licenza un po' più breve, e anche in questo caso che chi detiene un fucile da caccia sia sano di mente. Io che sono amante degli animali ho comunque un dubbio a prescindere, però diciamo che questa magari può essere una battuta, perché non credo che ci si sfami appunto con gli animali andando a caccia. Però lasciando perdere questa vicenda, certo un maggior controllo dell'uso del fucile da caccia e una licenza che almeno abbia tempi più brevi e un controllo dal punto di vista sanitario ci sembra giusto. Chiaramente già colleghi dell'altro fronte, mi riferisco alla caccia, hanno già temuto rispetto a questa nostra conferenza stampa, perché c'è già stato raccontato che, insomma, per fortuna siamo a fine legislatura. Per questo siamo molto contenti che qui ci sia la collega Alomoro, che si possa fare anche una riflessione, almeno in commissione prima, perché alcune di queste normative, anche magari riviste, anche magari rimediate, sia rispetto a quello che è successo in questi tempi, sia rispetto a questioni che possono anche accettare consigli o mediazioni rispetto ad altre sensibilità, possano però arrivare in fondo per far sì che il nostro Paese appunto non sia il Paese della rincorsa alle armi per difesa, secondo me una questione comunque impropria e sbagliata, perché abbiamo esempi chiari di come la rincorsa alle armi non solo non aumenti la difesa ma aumenti i morti. E poi anche perché, per esempio, l'idea di avere un'anagrafe informativa sullo stato delle armi e della salute mentale di chi le richiede, un'assicurazione comunque di tutela, sono, credo, elementi di buon senso che sicuramente ci farebbero essere un paese più civile. Quindi, con la speranza che queste nostre parole servano almeno a riaccendere qualche coscienza e forse anche a far andare un po' avanti un atto che avrebbe tutto il diritto, perché 3 anni fermo per motivi diversi, ecco, ci sembra più legata all'idea che queste idee di buona volontà poi tali debbano restare, purtroppo spesso succede, quindi per questo siamo qui oggi e speriamo invece che ci sia uno sprint finale che consenta un risultato più efficace. Grazie. Passiamo la parola alla senatrice Lomori. Queste sono seggiole mortali, bloccate. Buongiorno a tutti e innanzitutto ringrazio le colleghe per l'invito.
la collega Gramaiola, la collega Amati, che tra l'altro io stimo moltissimo, e non, questo non lo affermo in relazione a questo singolo provvedimento, ma all'attività parlamentare che conducono sempre con molta, con approfondimento e con molta serietà. Quindi mi sento onorata anche di questo invito. Entro subito nel merito. Mi sarebbe piaciuto parlare dopo degli altri ospiti, ma gli obblighi legati al lavoro in corso, il fatto che seguo in particolare un provvedimento che dovrà essere incardinato questa mattina allo Ius Soli, mi sento in dovere di rientrare in aula e quindi dico la mia, senza ascoltarvi, ma riservandomi di ascoltarvi poi in differita, insomma, questo ci consente anche la registrazione. E sarà sicuramente un ascolto che mi radicherà nella conoscenza ed eventualmente mi farà cambiare anche qualche opinione, però. Allora, io apprezzo molto, dico la mia sui tempi della conferenza stampa. È vero, i tempi della conferenza stampa potrebbero sembrare tardivi, ma io ho raccolto subito l'invito perché capita, questa conferenza stampa si svolge a ridosso di un altro provvedimento che è stato portato avanti alla Camera, quello sulla legittima difesa, che ha reso attuale l'argomento, perché non si può parlare dell'uno senza parlare dell'altro, e quindi in realtà, siccome la Camera ha votato una norma sulla legittima difesa che non mi sento di appoggiare, ma di questo discuteremo in un'altra occasione, ma che ha a che fare con l'uso delle armi, con la disponibilità di armi presso la propria abitazione o presso il proprio esercizio commerciale, con il porto d'armi, credo che le colleghe abbiano fatto bene a porre contestualmente quest'altro problema. Quindi va contestualizzata questa presentazione, per un verso rispetto alla legittima difesa, per un altro verso rispetto al tema della violenza sulle donne e sul femminicidio, come ha ben detto la collega Amati e prima mi pare che aveva fatto cenno anche la collega Granaioli. E quindi nessuno, non sono, finché il Parlamento c'è e la legislazione e la legislatura continua, noi abbiamo il dovere di stare attenti a quello che succede. Adesso dico un'altra annotazione che faccio e poi entro nel merito del provvedimento, è che presso la Commissione Affari Costituzionali ci sono altri provvedimenti, altri disegni di legge, altri quattro disegni di legge che vanno in una direzione completamente opposta. Perché invece hanno come obiettivo quello di rendere più facile il porto e la detenzione d'armi, e quindi vanno in una direzione che intende facilitare l'uso delle armi, la detenzione delle armi, la custodia delle armi, anziché ostacolarla. E quindi come capogruppo anche in prima commissione mi sento, e come componente della prima commissione mi sento subito di schierarmi, perché sono sicuramente d'accordo sul provvedimento che restringe il campo, mentre mi vede assolutamente contrario un provvedimento che invece tende ad allargare la possibilità, anche sul piano del certificato medico addirittura, di detenere e di portare un'arma. E su queste scelte però non sono scelte soltanto ideologiche o da riportare soltanto alle convinzioni personali, sono sicuramente scelte su cui c'è una forte lobbistica, ci sono lobby, le lobby non sono riconosciute ancora perché anche quella è una legge che non abbiamo ancora concluso, però non scopro nulla di nuovo se dico che per un verso è il settore della caccia, per un altro verso il settore della produzione. E io ricordo quando ho detto quando ho posto il tema nell'ufficio di presidenza, nel giro di qualche ora sono subito stata contattata per dire che una delle industrie fiorenti in Italia era quella, e non faccio nomi perché non avrebbe senso, ma so bene di quello che parlo, e che in alcune zone del paese l'economia di quelle zone viene retta sulla fabbrica, su fabbriche che hanno proprio questa
questa specificità, cartucce e armi di vario genere, e che quindi si tende, questa, ridiscutere questa materia significava anche mettere in crisi queste aziende. Naturalmente tutti questi argomenti, quindi sia gli argomenti di chi dicono, di chi sostiene all'americana chiunque vuole tenere un'arma è libero di farla, sia gli argomenti diciamo di tipo economicistici che hanno a che fare con l'economia non del paese ma delle singole aziende, sono argomenti che non interferiscono con l'idea che mi sono fatta, che mi sembrano anzi da ridimensionare e da tenere sicuramente nella dovuta considerazione e nel dovuto rispetto, ma non mi trovano comunque assolutamente, diciamo così, non spostano le mie convinzioni. Il provvedimento, tra l'altro, il disegno di legge, e questo è anche nel carattere delle due presentatrici, si presenta subito aperto, perché già nella relazione si parla della possibilità, pone un problema, pone un tema delle possibili soluzioni, ma non è un provvedimento chiuso, perché il tempo passa, ma anche, voglio dire, la possibilità di acquisire competenze, come faremo anche in questa giornata, e una possibilità che chi si presenta un disegno di legge, soprattutto su argomenti specifici, sa che deve tenere la dovuta considerazione. Quindi sin dalla fase della presentazione il disegno di legge ha aperto agli apporti di competenze e alle audizioni possibili, quindi non è un provvedimento chiuso. Cosa mi ha convinto di più di questo provvedimento? Intanto apprendo ora, perché nasce, e quindi esprimo anche la mia solidarietà al Presidente dell'Associazione Presente, è un tema molto delicato, quello che lei testimonia è un tema su cui dovremmo riflettere di più, non soltanto affidarlo ai familiari. Ecco, questa delega ai familiari è una delega dolorosa. E quello che mi convince di più di questo provvedimento è innanzitutto, e questo lo dico anche da tecnico, per il mestiere che ho fatto nel passato, è quella dell'anagrafe informatizzata. Guardate, è inaudito che ogni volta che ci si trova davanti all'uso di un'arma, ovviamente a un uso che con conseguenze molto spesso, il primo tema è stabilire se c'era o no un'arma in casa e se c'era un porto d'armi e se c'era una detenzione legale di armi. Quasi che fosse, perché come tutti noi sappiamo, queste situazioni vengono documentate attraverso documenti che ha a sua disposizione il detentore del porto d'armi o dell'arma che custodisce in una casa o in un luogo a sua disposizione, ma è inaudito che non ci sia un'anagrafe consultabile non solo su quel territorio ma consultabile a livello, diciamo così, più generale, a livello nazionale. E oltretutto l'anagrafe informatizzata, così come prevista nel testo, ha un altro vantaggio rispetto a quello che era la mia personale convinzione, cioè che chi di dovere dovesse avere esatta cognizione e conoscenza della situazione della detenzione e del porto d'armi sui vari territori. Quella che lega, che impone, e questo credo che sia proprio il momento, anche l'abbiamo visto sul femminicidio, l'abbiamo visto su altre cose, ma impone alle istituzioni di parlarsi. Perché l'uso, per esempio, di farmaci che denotano anche particolari debolezze e fragilità non è legato sempre a una diagnosi già fatta o già conosciuta o che è facile conoscere. E quindi, non so, una persona che riceve un TSO ha una diagnosi già fatta, cioè una persona che normalmente viene qualificato e catalogato come malato o più o meno occasionalmente, ma normalmente è un malato di mente, quindi si conosce. Ma il pericolo viene anche altrove, perché l'uso di farmaci oggi è possibile conoscerlo, perché c'è anche lì una centralizzazione delle informazioni con la tessera sanitaria, e quindi il fatto che le istituzioni debbano sapere e devono parlarsi, il fatto che una persona usi farmaci che sono pericolosi per il controllo, anche una persona non malata ma che occasionalmente a momenti di fragilità usi farmaci particolari, deve essere assolutamente conosciuto. Quindi soprattutto il profilo dell'anagrafe informatizzata e delle relazioni istituzionali mi sembra di poter dire che il provvedimento è veramente
coglie nel segno su questa necessità. E legato a questo problema c'è l'altra necessità di fondo che viene, che l'associazione, diciamo così, che ha ispirato il provvedimento consegna, e cioè che il certificato non sia un mero certificato rutinario, ma che sia un certificato medico di idoneità psicofisica, dove psicofisica significa anche avere cognizione del soggetto, della sua capacità anche relazionale, della salute mentale in senso lato, perché, ribadisco, non mi pare solo un problema di malattia mentale, ma anche di stabilità mentale, di disagio mentale. Ci sono tutta una serie di situazioni che non sono qualificabili come malattie mentali, ma che possono essere invece assolutamente importanti rispetto a questo provvedimento, perché delle volte si parla quasi che non è un diritto e non è neanche un destino quello di, cioè non si vede perché sia così ineludibile l'uso delle armi, e quindi anche una persona che è in difficoltà può ovviamente fare scelte alternative come quello degli allarmi o di altre situazioni, non necessariamente quello di avere a propria disposizione un'arma. E non sono in condizioni di l'obbligo dell'assicurazione viene lanciato qui all'articolo 7, anche quello sulla detenzione di armi per uso sportivo in un luogo centralizzato andranno ben analizzate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione, perché comporta una spesa per il singolo e andranno ben evidenziate e valutate. L'altra cosa che mi convince è che non si può avere una licenza, non si può detenere un'arma a tempo indeterminato, e quello, l'elemento temporale significa anche un controllo alla scadenza del termine, un controllo periodico, e io credo che tutto questo sia nell'interesse anche di chi si trova nella situazione di essere titolare di un porto d'armi o di una detenzione o di detenere un'arma in un luogo nella sua disponibilità. Perché, e per questo io sono partita parlando della legittima difesa, è l'uso delle armi, è un uso che richiede particolare professionalità. E quindi chi parla dell'uso dell'arma come uno strumento di difesa delle volte non sa cosa sta dicendo, e io credo che per esempio l'idea che chi ha un esercizio commerciale si possa sentire più tutelato perché ha la disponibilità di un'arma è un'idea assolutamente assurda, perché non tiene conto del fatto che si può generalizzare all'esterno la sensazione che tutti sono armati o che tutti possono essere armati, questo può comportare che ci si armi di più e che quindi si prenda in maggiore considerazione l'uso delle armi anche in situazioni in cui non si sarebbe arrivati a questo, e quindi alla fine l'uso delle armi è pericoloso, naturalmente perché tra l'altro chi si arma per delinquere normalmente si attrezza di più e quindi può essere più professionale in senso deteriore. Quindi io mi sento di dire che il provvedimento va calendarizzato e che anche a fine legislatura un segno di vitalità della Commissione e dell'Aula sia assolutamente opportuno. Aggiungo, e con questo concludo, che mi sembra, perché anche per come nasce il disegno di legge è finalizzato a tutelare le altre persone, però io aggiungo, e con questo concludo, che alla fine tutela anche le persone che si trovano ad avere una situazione di questo genere. E la Ministro Finocchiaro che mi chiama, evidentemente c'è un problema, e adesso io concludo e vado a telefonarle. E stavo dicendo, perché alla fine ci sono stati tanti casi di suicidi, cioè l'uso delle armi può essere diretto anche verso la propria persona, e questo aggiunge, è una notazione a margine, ma aggiunge anche un elemento di ragionevolezza a un maggiore controllo sul territorio. Quindi io vi ringrazio, mi scuso veramente perché mi volevo godere quest'ora insieme alle colleghe, alla cui amicizia mi sento anche ricambiata oltre ad offrirla, però purtroppo il momento è delicato. Chiediamo solo alla senatrice Lomoro un attimo, perché l'associazione ogni volta ci ha portato una raccolta di firme, sì, che vorrebbero consentire
consegnare a te come capogruppo agli affari costituzionali, e così magari facciamo anche una foto. Sì, e poi evidentemente c'è un problema, devo telefonare. Sì. Subito, Scusatemi, ma non lo... Grazie mille. Grazie a lei. Conserviamo ufficialmente la raccolta per la sollecitazione alla discussione di questo livello. Ne farò conto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Scusatemi, grazie. Ciao, ciao, per carità. Voi lo sapete ciao, bene. Certo, grazie. Certo. Grazie. Allora, salutiamo la senatrice Lo Moro, che ringraziamo tantissimo, e diamo subito la parola a Gabriella dell'associazione Ogni Volta. Vai, vai, parla pure aperto. Allora, io non sono chiaramente brava a parlare come ovviamente chi lo fa di mestiere. Mi presento, sono Gabriella Neri e sono la moglie di Luca Ceragioli, che il 23 luglio del 2010, come prima ci ha anticipato la senatrice Granaiola, fu ucciso insieme al suo collega Jan Ilmer per mano di un ex dipendente che deteneva una pistola e nonostante avesse un passato di gravi problematiche psichiatriche, aveva avuto appunto TSO, tentativi di suicidio, eccetera. Ovviamente, insomma, potrete immaginare quello che è successo nelle nostre vite, la tragedia, ma e questo è, diciamo, quello che ci ha tenuto in vita, perché quello che è successo probabilmente ci poteva avere ucciso anche noi, e è stata la voglia di pensare che si potesse comunque fare qualcosa, perché questo non succedesse più. Ovviamente è un'utopia, ma per noi è stato il motivo appunto della nascita della nostra associazione. Due anni dopo, il 23 luglio del 2012, abbiamo fondato Ogni Volta. Ogni volta vuol dire un'attenzione ogni volta che nella nostra vita c'è qualcosa che non ci è chiaro, quando ci sono situazioni che possiamo pensare che portino a un pericolo. Ovviamente nasce da quello che è successo a noi, ma più in generale appunto un'attenzione a quello che vediamo e che possiamo percepire nel nostro quotidiano, perché quello che è successo probabilmente ha un aspetto ovviamente anche legato alla legislazione, alle normative, eccetera, ma anche secondo noi è un aspetto anche culturale, educativo, no? Insomma, quello di porre sempre attenzione. La persona che ha ucciso mio marito poteva assolutamente essere intercettata, per primo dalla famiglia, che non ha capito che era una persona che poteva compiere un atto come ha compiuto, dagli amici, dai colleghi. Quando entrò in azienda quel giorno alcuni ebbero un po' paura, perché avevano visto che era una persona che aveva questa valigetta, eccetera, ma nessuno ha fatto niente, perché probabilmente poi non ce lo immaginiamo che possa succedere una cosa del genere. Ecco, noi invece vogliamo questo. E il nostro cammino di questi anni, devo dire che è stato sempre appoggiato, insomma, da chi sta, diciamo, ai nostri vertici. In particolare io devo ringraziare con tutto il cuore la senatrice Granaiola, perché ha sempre creduto nella nostra battaglia, chiamiamola così, ci ha sempre sostenuto anche quando abbiamo organizzato degli eventi anche nella nostra città, Viareggio, eccetera. E quindi appunto ci ha permesso di portare avanti questo disegno di legge, cioè perlomeno di diffondere e di parlare di questo disegno di legge, che ancora, diciamo, non è decollato. Però posso assicurarvi che almeno nella nostra città, ma anche un pochino più, diciamo, nella nostra regione, siamo riusciti a far passare il nostro messaggio. Anche poi appunto in relazione a tutto quello che è il discorso sulla legittima difesa, perché noi nonostante tutto crediamo nella giustizia, nelle istituzioni, nella legalità, per cui ecco, vogliamo assolutamente agire sempre in sinergia con tutto quello che ci tutela a livello istituzionale, quindi non ci passa nemmeno per l'anticamera del cervello di poter attuare una giustizia privata, perché questo distruggerebbe veramente tutti, cioè, i nostri ideali.
E quindi niente, oggi siamo qua e sono onorata e anche insomma sono molto felice di aver potuto anche consegnare queste firme che abbiamo raccolto in questi mesi. In particolare vi voglio ricordare questa cosa che abbiamo fatto, sapete che Viareggio è la città del Carnevale d'Italia. E durante i corsi del Carnevale è stato fatto un carro allegorico su Trump e quindi sul problema delle armi in America. Noi ci siamo affiancati la mattina durante i corsi del Carnevale con il nostro tavolo dell'associazione e vi posso assicurare che è stato un grande successo. Le persone hanno colto e hanno accolto il nostro messaggio, oltre a firmare appunto per il disegno di legge che abbiamo cercato insomma di far passare, insomma, di parlarne, e anche questo insomma è stato un seme che secondo noi insomma è valso la pena gettare. È quello che continuiamo a fare e speriamo insomma di poter andare avanti, di avere sempre insomma il sostegno dei nostri politici che sono per noi fondamentali e anche insomma il consenso di tutti quelli che incontriamo sulla nostra strada. Io credo che un applauso a Gabriella debba essere proprio fatto, assolutamente. Grazie Gabriella, diamo la parola all'avvocato Beccari che è avvocato dell'associazione. Sì. E quindi ci può dire che cosa ne pensa di questo disegno di legge, certo. Qual è il cuore. Ahimè, contenendo i tempi, perché sarò brevissimo, senatrice, anche perché come le avevo anticipato, effettivamente questo disegno di legge ha un cuore. È un disegno di legge che è stato presentato nel 2013, per cui, come giustamente aveva già sottolineato la senatrice Granaiola all'inizio, necessita di alcune modifiche, integrazioni e adattamenti, perché in questi ultimi anni il Parlamento italiano ha già dato attuazione ad una direttiva comunitaria che obbligava gli Stati membri a limitare l'uso e l'abuso delle armi, a prevedere forme di tutela e di garanzia più stringenti nella concessione del porto d'armi per qualsiasi finalità venisse concesso, e abbiamo avuto infatti i decreti legislativi che sono il 204 del 2010 e il 121 del 2013 che sono già intervenuti in senso positivo, cioè limitando e prevedendo maggiori tutele nella concessione del porto d'arme. Due interventi legislativi, seppur utili, disorganici, nel senso che si sono limitati a cambiare le varie disposizioni di legge preesistente, aggiungendo degli articoli al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oppure modificando e integrando le numerose leggi che regolano la materia. Quindi entrambi, ripeto, pur positivi nella sostanza, non hanno saputo fare un intervento organico che desse una disciplina unitaria a un problema così importante, mentre secondo me il disegno di legge presentato, magari chiaramente integrato, ampliato ulteriormente, è un tentativo anche di dare una disciplina organica a una materia che invece oggi vede l'operatore obbligato a riferirsi a numerose fonti legislative, a volte difficilmente coordinabili tra loro, perché frutto di normazioni che si sono accavallate nel tempo. In particolare il cuore di questo disegno di legge che andrebbe a riempire quella che a mio modo di vedere è una vera e propria lacuna, un vero e proprio vuoto normativo, è come aveva segnalato sia la senatrice Granaiola che poi anche la senatrice Amati e soprattutto la senatrice Lo Moro, è l'articolo 5 del disegno di legge, perché prevede l'istituzione di un'anagrafe. Un'anagrafe che allo Stato manca completamente del nostro ordinamento, per cui non è possibile
oggi, avere informazioni, non dico in tempo reale, ma insomma in tempo utile, per poter prevenire episodi di questo tipo, sequestrando o revocando il porto d'armi, sequestrando l'arma o revocando il porto d'armi, alle persone che si vengono a trovare in una situazione di disagio mentale molto grave. Questo in questo oggi non esiste nel nostro ordinamento, non è prevista un'anagrafe di questo tipo. Anche i due interventi legislativi che erano stati fatti in attuazione della direttiva comunitaria, sia quello del 2010 sia quello del 2013, non hanno normato sul punto, per cui noi non abbiamo alcun riferimento normativo per poter anche solo pensare di istituire un'anagrafe che ci permetta di avere, ripeto, non dico in tempo reale, ma insomma in tempo utile, le notizie sulle condizioni eventualmente mentali delle persone che detengono, che portano un'arma da fuoco, e intervenire sequestrandole o revocando il provvedimento autorizzativo. Se mi posso sommessamente permettere nei confronti delle gentili senatrici, secondo me, tra l'altro, sotto questo aspetto, l'articolo 5 del disegno di legge dovrebbe essere ulteriormente chiarito e integrato nel suo testo, perché prevede l'istituzione dell'anagrafe e prevede l'obbligo da parte dell'autorità sanitaria di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza il certificato che viene rilasciato al momento del rilascio del porto d'armi, oppure per la mera detenzione di armi, dove non è necessario un porto d'armi, il certificato medico che ogni 6 anni il soggetto deve richiedere per poter detenere senza portare legittimamente l'arma. Però, diciamo, considerando che poi il rinnovo del porto d'armi oppure il rinnovo del certificato medico che legittima alla detenzione dell'arma senza porto d'armi prevede un lasso di tempo molto lungo, 6 anni, che è una cosa che ho visto che aveva sottolineato la senatrice Lo Moro. In questi 6 anni può succedere di tutto. La persona magari idonea nel momento in cui ha ottenuto il porto d'armi oppure che ha consegnato il certificato medico per detenere legittimamente l'arma può purtroppo peggiorare le proprie condizioni mentali o di salute, può trovarsi in una di quelle situazioni di pericolo per se stesso e per ovviamente i terzi che rendono opportuna la necessità di intervenire per sequestrare l'arma o per revocare il provvedimento autorizzativo. Per cui secondo me, a mio sommesso avviso, l'anagrafe tributaria dovrebbe proprio prevedere che diciamo la ASL o comunque la struttura sanitaria nel momento, per lo bene in cui avvengono, diciamo, episodi più gravi. Ora, se uno va a chiedere una ricetta per uno Stilnox, no, ovviamente, però nel momento in cui c'è un ricovero, diciamo un TSO, possa accedere a questa anagrafe tributaria per verificare se quella persona, che chiaramente spontaneamente non lo dichiarerà mai al medico, ha un'arma magari detenuta legittimamente o portata legittimamente, in modo tale anche nel corso di questo lasso di tempo da poter segnalare, anzi essere obbligata a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza che sia posta nelle condizioni di poter intervenire adottando i provvedimenti opportuni, che possono essere il sequestro dell'arma o la revoca del provvedimento autorizzativo. Questo secondo me sarebbe uno strumento estremamente importante, perché permetterebbe di ovviare anche al problema legato al fatto che per il rinnovo passano 6 anni, che è un tempo troppo lungo. Mi consenti un attimo, possibile? Sì, prego. No, siccome tra l'altro noi abbiamo un atto successivo da andare a votare, mi permetto di fare di lanciare questa ipotesi. Siccome sappiamo la difficoltà dell'approvazione delle proposte, e siccome invece l'atto sul rinnovo del porto d'armi, eccetera, eccetera, la difesa è
all'ordine del giorno anche alla Camera, secondo me noi dovremmo ragionare su un paio di emendamenti che riguardano l'anagrafe e che riguardano la questione del certificato sanitario, da provare intanto a mettere in quell'atto in itinere. Certo. Perché, e poi vedremo che succede del resto, non magari tagliando la parte che riguarda la caccia, di cui sappiamo le problematiche, e anche il tiro. No? Però intanto, prima di ragionare sulla conclusione di quest'atto, io proverei a fare due emendamenti, magari aggiornati con le cose che lei diceva adesso, per provare a metterli prima in commissione, eventualmente in aula, almeno da dire fino in fondo ci abbiamo provato con gli atti che comunque per il sentire comune sono in itinere. Sì, questo poi se mi posso permettere, ho visto che sul discorso dell'anagrafe abbiamo riscontrato che da parte sia dei cacciatori che insomma di coloro che sono... Non c'è ostilità, anche perché, diciamo, giustamente dicono, è una tutela anche per loro, se uno ha un TSO perché non gli deve essere revocato? Mi sembra che il suggerimento della senatrice Amati sia importante, che consenta un'accelerazione. Vorrei proprio, la ringrazio, avvocato, mi scuso. No, ci mancherebbe. Ma volevo assolutamente sentire il dottor Simoncelli, che tra l'altro... insomma, sono molto contenta di aver conosciuto e di avervi messo in comunicazione fra le due associazioni e capire da lui che cosa ne pensa del nostro disegno di legge. Anche a lei purtroppo raccomando la brevità, perché 5 minuti ci buttano fuori dall'aula. Rapidissimo. Sì, in effetti noi siamo un istituto di ricerche internazionali che si chiama Archivio Disarmo, quindi ci occupiamo della pace e della guerra a livello mondiale, ma ci occupiamo anche inevitabilmente anche delle armi piccole e leggere ad uso civile. Tutto inizia in realtà 20 anni fa, quando il Ministero degli Esteri ci chiese uno studio sulle esportazioni di queste armi, che appunto scoprimmo che nel corso degli anni 90 era andato in modo significativo a riempire gli arsenali nell'ex Jugoslavia, dove era in corso una guerra civile. E quindi sono armi non solo per difesa personale, ma purtroppo servono anche per uccidere in guerra e quindi uccidere molte persone. L'Italia è il secondo esportatore mondiale di armi piccole e leggere, dati delle Nazioni Unite, del Comtrade, della banca dati Comtrade. Quindi è un elemento importante questo. Cioè abbiamo alle spalle una grande industria di cui non facciamo il nome, ma che tutti sappiamo, che è uno dei big a livello internazionale. Contemporaneamente stiamo assistendo a un'espansione del rilascio dei porti d'armi per uso sportivo. Improvvisamente gli italiani sono diventati grandi sportivi nel tiro a segno, che mi fa piacere se è effettivamente così, ma i dati, almeno che noi abbiamo dalla stampa, noi abbiamo pubblicato proprio un paio di anni fa un lavoro proprio che era intitolato Gli Stati Uniti, l'Italia e le armi da fuoco, quindi proprio esattamente in tema. E all'interno di questa nostra ricerca ci risultavano 187.000 italiani nel 2007 con porto d'armi per uso sportivo, pochi anni dopo, nel 2015, praticamente si era più che raddoppiato, 397.384. Però questi dati sono sempre molto imprecisi, non si riesce a sapere esattamente da fonti ufficiali, e quindi in questo senso io penso che magari a livello parlamentare si potrebbe fare anche proprio un'interrogazione al Ministero degli Interni per chiedere quante sono le licenze di porto d'armi divise per categorie e quante armi sono detenute, perché poi noi sappiamo che i cacciatori possono avere anche 1, 2, 3, 4, 10 fucili e così via, ma avere intanto cominciare, perché ricordo in questo servizio di Repubblica, ma anche in un servizio che fece in televisione, comunque si andava a spanne, non c'è certezza. Questo disegno di legge mi sembra che centri i dati fondamentali, la banca dati, cominciare a sapere, avere dei dati su cui anche la pubblica amministrazione può intervenire con questo sistema di comunicazione tra Ministero della Sanità, Ministero degli Interni e così via. Questo è un elemento importantissimo. Il fatto che queste licenze non vengano rilasciate in base a un certificato del medico di base, ma in base a una adeguata visita medica, noi questo già lo mettevamo in evidenza nelle nostre analisi che avevamo fatto, e quindi trovo che sia necessario, perché
sappiamo che purtroppo la salute psicofisica di tutti noi è legata a una serie di eventi che possono comportare dei mutamenti nel tempo. Anche l'assunzione di determinati medicinali che uno può prendere può alterare il nostro stato. Tant'è vero, a volte prendiamo dei medicinali cui c'è scritto da non guidare poi quando uno ha assunto questo medicinale. Quindi non è che da pensare proprio addirittura a quello che è fuori di testa il trattamento ospedaliero, no? Ecco. Ma anche situazioni, può aver bevuto troppo e così via, quindi una serie di elementi per cui una visita collegiale, periodica, frequente, appunto che non sia ogni 6 anni o di più, ma che sia frequente perché appunto per un controllo continuo del porto d'armi, questo mi sembra un elemento importantissimo, anche perché poi noi leggiamo spesso sui giornali che appunto vicende come legate appunto a quelle del femminicidio spesso e volentieri vengono fatte appunto dagli uomini che detenevano regolarmente le armi, quindi questo è uno degli elementi a mio avviso importantissimi da mettere in rilievo. Quindi io penso che questo disegno legge vada certamente sostenuto, vada anche fatto conoscere, perché io personalmente per quello che mi riguarda mi impegno a inserirlo nel nostro sito, abbiamo un settore che è appunto l'osservatorio parlamentare, quindi daremo spazio a questo disegno legge, socializzerò con le reti di cui noi facciamo parte, i vari network con cui ci occupiamo di queste tematiche, quindi per costruire un consenso che deve essere un consenso che viene anche dalla società civile, perché altrimenti altre forze molto più organizzate con lobby adeguate certamente si muovono, come metteva in evidenza la senatrice Lo Moro, si muovono in tutt'altra direzione che quella di espandere l'uso delle armi, che come sappiamo gli Stati Uniti insegnano a questo punto, in realtà non aumentano la sicurezza ma aumentano l'insicurezza. Io credo di essere stato io, vi ringrazio davvero tutti, perché scusateci per questa fretta, ma ahimè il momento giusto non si trova mai in Senato. Penso che la sollecitazione fatta dalla senatrice Amati sia importante, per cui se c'è da presentare degli emendamenti in tal senso alla Camera, preparateceli, proponeteceli e noi cercheremo di dargli seguito. Voi mi seguite, certo. Va bene. Grazie. Grazie a tutti davvero. Grazie.